Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video dei Milanisti del Web. Mi vedete seduto su questa panchina in una location all'aperto. Non è la prima volta che porto un video così, ma non è una semplice location all'aperto. Oggi parleremo di una partita che si è svolta ieri tra Lione e Juventus, o Juventus-Lione, come preferite voi. Finita 2-1 per la Juve, ma per il risultato dell'andata, conferitosi proprio in questo stadio qui alle mie spalle, con la mia presenza, il 26 febbraio 2020, Lione-Juventus, 20:45, Tusar al 39esimo. Io ero lì e oggi vi riporto un video dove qua si è decisa la partita, perché io penso che qua si sia decisa la partita dell'andata, dove una Juve, annullato da un primo tempo fortissimo del Lione, con una grandissima pressione, una grandissima fluidità offensiva e a centrocampo, con un collante imperioso come Aouar, tra un mostro in difesa, De Nayer, è un mostro avanti Dembélé che faceva spallate con tutti, faceva partire i due esterni, Cornet e Dubois, dove Lione ha sconfitto la Juve che ha fatto due tiri in porta. Oggi vi porto l'analisi di Juve-Lione. Allora, partita cominciata con la Juve molto cattiva, determinata. Il Lione però non parte meglio a livello di occasioni. Dunque crea più Lione, anche se la Juve, diciamo, è partita con uno spirito combattivo. Il Lione, azione con Aouar, tiro, parata di Szczęsny e là cambia qualcosa. Il Lione dice che adesso bisogna mettere sotto la Juve, perché l'obiettivo di Rudy Garcia, come detto ieri da Valeriani in live reaction, invito a recuperarla, era: facciamo un gol alla Juve, poi ci copriamo, risparmiamo più energia possibile e facciamo contropiedi. Abbiamo fatto gol su rigore che secondo me c'era, perché è un rigore fiscale, ma se c'è quello della Juve sulla mano di Depay c'è pure questo, anzi questo non può entrare in area di rigore così irruente, poi c'è già il tocco dietro di Bernardes che era già sbilanciato, dunque secondo me il rigore ci può stare, è difficile, anche si può dare come non si può dare, è un rigorello diciamo, ma secondo me si poteva dare. Dunque il rigore per il Lione, non per la Juve, scusate, è l'abitudine. E qua gol di Depay, e qua parte con Valeriani l'applausi per Rudy, applausi per Rudy, 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 perché Rudy ci porta sull'1-0. Calma, il Lione adesso si chiude bene, cerca qualche contropiede, ma la bozza soltanto, non conclude niente. Dunque, niente, il Lione prende gol su una punizione, inizia ad essere una partita un po' fallosa. Il Lione la vuole mettere sul nervosismo per mandare un po' in confusione la Juve. Riesce, infatti la Juve non fa grandi azioni nello stretto, ma solo cross e cerca qualche punizione. Niente di pericoloso, grande parata di Lopez, rigore per la Juve quasi alla fine del primo tempo, segna Cristiano Ronaldo. Finisce il primo tempo 1-1 per il Lione, 1-1 tra Juve e Lione. Inizia il secondo tempo, la Juve cerca ancora lo spinge. I primi 5 minuti il Lione cerca di tenere un po' più alto il baricentro, ma non ci riesce. Dal 50esimo in poi tutti dietro la linea della palla, la Juve attacca, fa un grandissimo gol Cristiano Ronaldo, che ancora a quest'età si dimostra che in queste partite lui è ancora al livello top dei top. Dunque il Lione è sotto di 2-1, ma però passa con questo risultato. Dunque si va avanti, la Juve non riesce, anche perché i minuti scorrono e la Juve non riesce a trovare quell'azione che può far cambiare la partita. Rischia qualcosa anche dietro, perché il Lione ha ancora qualche forza, fa entrare Dembélé per tenere sulla squadra, la Juve entra Dybala ma dopo un po' si rompe, secondo me è azzardato il suo cambio, fino a ieri non doveva essere neanche convocato. Alla fine finisce 2-1 e questo dimostra che alcune squadre in Europa, no, in Italia, in Italia Leoni, in Europa puntini, perché la mentalità europea ce la devi avere, i ritmi europei ce la devi avere, la nobiltà europea ce la devi avere, la Juve non ce l'ha e la vincerà questa Champions League prima o poi, ma non sarà mai una Champions League netta, pulita e dominata dal primo all'ultimo minuto. Il Lione va ai quarti alla Final Eight a Lisbona e andrà contro il Manchester City. Secondo me, io la vedo veramente male per il Lione, che il Manchester City ora come non mai ha l'opportunità di arrivare in semifinale, credo sia la prima volta nella sua storia e sarebbe tanta roba. Però il Lione, magari galvanizzato da questo risultato, proverà magari anche un po' più fresco, perché comunque adesso
i minuti sulle gambe si stanno mettendo, ma è ancora all'inizio, diciamo. Potrebbe essere in una condizione fisica migliore, potrebbe dar fastidio perché il Lione un po' si esalta in queste partite, ma la vedo difficile perché questa Juve è veramente imbarazzante. Io sono convinto che se il Milan giocava contro questo Lione poteva vincere. Sono convinto di questo. Io vi saluto, vi lascio con questo magnifico panorama dietro. Qua si è svolta la partita decisiva, secondo me. Tusar su Szczęsny, con ancora il pubblico, una bolgia, una bolgia. Dico solo questo. Io vi saluto, iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete, seguiteci su Instagram, bella ragazzi.